Allora, come anticipato, c'è una bella cosa di cui parlare. Questa domenica, l'11 di settembre, a San Gabriele di Piozzano, ritorna l'appuntamento con la Longevity Run 2022. E allora abbiamo a telefono con noi Marco Elefanti dell'organizzazione, quello che è il filo diretto, mi dicevano dietro le quinte, con la Fondazione Policlinico Gemelli. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Allora, grazie intanto di essere dei nostri. Siamo arrivati alla Summer Edition e ci piace sempre molto ricordare che dietro tutta questa organizzazione c'è uno scopo importante. Tu sei il filo diretto, giusto? Sì, certo. Ma l'iniziativa nasce ed è originata da un progetto di ricerca che è finanziato dalla Commissione europea, che prevede la identificazione di una serie di parametri efficaci nell'esprimere lo stile di vita, nel qualificare lo stile di vita delle persone, e di conseguenza questi parametri identificano lo stile di vita e consentono di consigliare azioni di miglioramento, tipicamente su mobilità, attività fisica e nutrizione. Partendo da lì la ricerca, sono creati questi momenti in giro per l'Italia, ne abbiamo fatti sotto l'egida peraltro del professor Landi, che è l'anima scientifica, io non ho nessuna competenza specifica. Dicevo, abbiamo creato una serie di eventi in giro per l'Italia dove raccogliamo dati per la ricerca, cioè facciamo check-up, diciamo così, facciamo la verifica di una serie di parametri che consentono di esprimere giudizi appunto sullo stile di vita di coloro che si sottopongono ai medesimi, consentono di evidenziare anche situazioni problematiche a livello di salute, cose più evidenti, perché non facciamo cose diagnostiche sofisticate ovviamente, e di conseguenza consentono di consigliare o controlli ulteriori se dovessero essere necessari, oppure soprattutto consentono di consigliare cosa deve essere modificato dello stile di vita, del comportamento abituale, ripeto, su nutrizione, movimento, attività fisica e quant'altro. Farlo in giro per l'Italia consente di sensibilizzare, di raccogliere dati in modo diffuso. L'evento in sé quindi prevede che questo pool di medici, sono 12 quest'anno, esercitano per tutta la giornata, effettuano questi check-up. Contestualmente nel corso della giornata facciamo attività fisica di diversa natura, cioè facciamo proprio per stimolare, per rappresentare come l'attività fisica, la mobilità sia una risorsa, sia un'opportunità. Quindi facciamo dello spinning, dello yoga, facciamo questa piccola run, che è una piccola, più che una corsa, una camminata veloce sulle colline attorno a San Gabriele di Piozzano. Questa è la sintesi, non so se è Allora, stato questa lungo. è una cosa stupenda perché lega l'utile al dilettevole, dicevamo, cioè Diciamo di sì. il fatto di avere questo villaggio della prevenzione che, lo ricordiamo, fino alle 19 sarà disponibile appunto con tutti i medici, come dicevi tu, per fare un check-up gratuito, controllarsi, che fa sempre bene perché la prevenzione prima di tutto, lo ricordiamo. E poi il dilettevole, lo stile di vita sano con attività come può essere questa corsa, camminata, lo ricordiamo, non competitiva dalle 10 di 5 o 7 km, ma anche mi dicevi yoga, spinning, quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutta la famiglia poi, no? Certo, il contesto si presta particolarmente, perché chiaramente siamo in campagna, la giornata dovrebbe essere bella, temperature non straordinariamente calde, speriamo, e questo consente di fare attività fisica in modo molto tranquillo, rilassato, senza particolari pressioni, mangiare anche qualcosa, ma di leggero, di light a pranzo, Certo, per chi altrimenti. si ferma, per chi dovesse essere qua, e interloquire comunque con persone competenti che, ripeto, ricercano, quindi studiano, oltre che fare attività di assistenza in senso stretto per capire come consigliare, ripeto, un adeguamento del proprio stile di vita sulla base di una serie di parametri e di indicatori che siano eventualmente espressioni di cose da correggere. Meraviglioso, noi ricordiamo che saremo lì, avremo dei collegamenti in diretta per tutto il giorno qui su Radio Sound. Ricordiamo anche che tutte le altre info le potete trovare su longevityrun.it. Domenica 11 settembre, San Gabriele di Piozzano, appuntamento con la Longevity Run 2022. Grazie Marco Elefanti per essere stato con noi. Ciao, grazie, buona Ci giornata. vediamo domenica. Mi raccomando, ragazzi, tutti lì perché ci sarà veramente una giornata di grande divertimento e di grande salute.